Questo programma è offerto da Altavilla Milicia, in esclusiva le nuove dichiarazioni di Nino Parisi. Bagheria, nuova bufera si abbatte sul sindaco Lomeo. È stata presentata nel pomeriggio del 6 marzo la mozione di sfiducia nei confronti della giunta bagherese capeggiata da Vincenzo Lomeo. Si tratta di un documento firmato da ben 19 consiglieri comunali con l'obiettivo di far presente tutte le manchevolezze della gestione Lomeo in questi anni. Tra i punti salienti si contestano gli aumenti di tarso ed addizionale IRPEF, la pessima gestione del cimitero comunale con annessa possibilità di infiltrazioni mafiose, cattiva gestione socio-economica del comune. Si dovrà attendere il consiglio comunale, che dovrà tenersi entro i prossimi 30 giorni, il quale metterà ai voti il documento che necessita per l'approvazione di una maggioranza di 20 consiglieri. In caso di approvazione avverrà la decadenza immediata della giunta e l'insediamento di un commissario straordinario nominato dalla regione. Dal canto suo il sindaco Lomeo difende il suo operato e rigetta ogni accusa legata a collusioni mafiose. Palermo. Villa Sofia, un medico sospeso. È stato accusato il chirurgo plastico Francesco Mazzola per aver operato una paziente a domicilio senza autorizzazione. Al medico dell'ospedale Villa Sofia è stata inflitta una sospensione dall'incarico di 6 mesi. Secondo la direzione sanitaria dell'ospedale palermitano, il medico avrebbe asportato i tessuti di una piaga da decubito a domicilio di un paziente, poi deceduta, senza avere l'autorizzazione. Da qui il provvedimento disciplinare. Mazzola si difende e da un paio di giorni in replica, tramite comunicati stampa, creando una vera e propria guerra mediatica contro l'ospedale. Lo scontro è finito sul tavolo della magistratura. Mazzola afferma: il mio nome e la mia attività di medico sono stati inopportunatamente accostati all'infausto epilogo che ha riguardato la paziente. Non rimane quindi che attendere con fiducia la conclusione dell'attività di indagine da parte degli organi inquirenti per fare chiarezza sulla vicenda. Palermo. Torna a colpire la banda dell'iPhone. Ieri sera per le vie di Palermo, in via Ruggero VII, è avvenuto l'ennesimo colpo dei ladri d'iPhone. A pagarne le conseguenze questa volta è stata una giovane donna alla quale, mentre passeggiava, le è stato scippato il cellulare dalle mani. Il ladro, una volta preso il telefono, è scappato per poi salire a bordo di uno scooter che lo attendeva qualche metro più avanti. La ragazza ha cercato di seguire i malviventi, ma con scarsi risultati. A quel punto è andata a sporgere denuncia alla polizia. Pare che questo non sia un caso isolato, ma che dietro ci sia una vera e propria banda dell'iPhone, che, approfittando dell'inattenzione della vittima, sottraggono l'oggetto di interesse. Una moda dunque, quella lo scippo facile, che va avanti da tempo anche dopo i numerosi arresti da parte della polizia negli ultimi mesi. Caccamo, allarme scorpioni. Alcuni abitanti di Caccamo hanno fatto notare la presenza di piccoli scorpioni nelle loro abitazioni. La notizia ha immediatamente destato un grande spavento a causa della reputazione di questi animali. Fortunatamente in Italia, tra le varie specie di scorpioni esistenti, nessuno è pericoloso per l'uomo. Infatti, a causa del loro ridotto veleno, i loro effetti non sono fatali, ma recano solo gonfiore e dolore. Si nutrono di zanzare, mosche e scarafaggi. Inoltre non temono l'uomo, quindi niente paura. Palermo, movida senza regole. Sono state multate 2 associazioni culturali, del titolare del ristorante Stra Vizzi e del proprietario di una sala giochi illegale. Da un paio di giorni sono scattati dei controlli da parte della polizia amministrativa per delle irregolarità riscontrate nei locali più frequenti della movida palermitana. Secondo l'accusa, i locali verrebbero trasformati in vere e proprie discoteche, a cui però mancano i permessi per l'agibilità certificata dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Inoltre sono state riscontrate problematiche igienico-sanitari e cibi scaduti nei locali siti in Piazza Magione. I poliziotti della divisione amministrativa e sociale della Questura di Palermo intensificheranno i controlli su tutta la zona. Palermo. Svelato il mistero della nuvola di Fantozzi. Il video della nuvola di Fantozzi palermitana, che ha spopolato sul web con migliaia di visualizzazioni,
Non è ciò che sembra, ma non è nemmeno una bufala organizzata. Non parliamo di fenomeni paranormali o di nubi di vario tipo, ma semplicemente di un sistema di irrigazione automatico che si trova all'ultimo piano di uno stabile in via Manin. Di solito si attiva di notte e tramite un tubo sporge dal balcone, facendo cadere l'acqua sull'asfalto. Non c'è nulla di cui stupirsi, non è la prima volta che capita, ha spiegato al sito di Informazione 24 Valerio Foddai, un residente della zona. L'impianto si attiva di notte, ma il lampione antistante al palazzo crea un gioco di luci tale da non far vedere da dove provenga l'acqua. Spesso con i miei amici, conclude, ci divertiamo ad osservare la reazione della gente. Ora il tubo però sembra che sia stato rimosso. Bagheria, reading letterario e poetico. Oggi, sabato 8 marzo 2014, alle 17.30, presso la FDA, Officina di Vita, in via Saffo numero 87, Bagheria, si svolgerà un momento di riflessione in occasione della festa della donna proposta da Luigina Perricone, Beatrice, Rosa Balistreri, Donna Bastiana, Sofia Loren e tante altre figure consentiranno tra umorismo e dramma un tuffo nel passato storico e poetico, una presa visione dell'impegno umano e civile di tante che portano avanti a testa alta il loro ruolo di madri, mogli, figli con amore e dedizione. Interverrà il collettivo letterario AS e il gruppo musicale Blue Bo. L'Officina di Vita, che si muove nell'ambito dell'integrazione e dell'inclusione sociale, ha già concretizzato iniziative culturali mediante laboratori di scrittura creativa, letteratura espressiva, reading, drammatizzazione, videoclip art, laboratori di pasticceria, giardinaggio e ortocultura, attività manipolative. Tali attività sono in corso. Monreale, Donna Oggi, riflessione sul tema. Donna Oggi, riflessione sul tema è l'iniziativa in occasione della festa della donna organizzata dal comune di Monreale. La manifestazione è partita alle ore 10 in aula consiliare. Erano presenti il sindaco Filippo Di Matteo, Lia Giangresco, assessore alla cultura e Mario Micalizzi, presidente dell'ACAV. La giornata si è aperta con il seminario Figurazioni al femminile, un modello di didattica di genere. Le docenti Rossella Cicatello e Maria Rete Fedele hanno presentato due relazioni sulla decostruzione del femminile attraverso la storia, la tragedia e la filosofia. In conclusione, Finella Giordano, docente di storia e filosofia del Basile, ha proposto un flash mob sul tema del femminicidio. Si è ripreso alle ore 16 con la proiezione del lungometraggio Non sei sola con regia di D'Angelo, interpretata dalla Piccola Accademia dei Talenti dell'associazione ACAV. A concludere la giornata, varie discussioni sul tema del femminicidio e sulla violenza di genere. Ficarazzi. Le ficarazzesi in casa domenica contro due squadre di vertice. Appuntamento di volley femminile al Palasport Nicasio Sampognaro di Ficarazzi domenica 9 marzo alle ore 16 ed a seguire alle 18 l'altro match di prima divisione. Partite proibitive sulle carte e in campo per Franco Comparetto e Nino Tribuna. La seconda divisione ospita le Frecce Azzurre Palermo, squadra esperta e pratica d'esperienza. Promettono battaglia Valentina Stassi e compagne, dopo l'arrivo qualitativo di Federica Furia e Chiara Trippodo. Pronte le Frecce dell'Arco della cubana Stefania Genualdi, Chiara Sortino e Monica Stassi e Erika Ruggeri. Tanto lavoro per il libero Sonia Misita. La prima divisione, invece, incontra la prima in classifica, l'US Volley Palermo. Hanno lavorato bene in settimana i liberi Rossella Ferrante e Vanessa Messina e dopo la bellissima presentazione persa ingenuamente alla fine con Villa Abate, Federica Monti e compagne sono pronte a dare risposte e segnali di ripresa al loro allenatore Nino Tribuna. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristoranti e pizzeria. Contrada piano di scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16,
Ficarazzi, Palermo. Amici di Canale 8, benvenuti a questo spazio informativo culturale. Abbiamo ospite in studio, nel nostro studio di Canale 8, il presidente, dottor Francesco Mancuso, presidente dell'associazione culturale Fare per Migliorare, a cui vogliamo dare subito il benvenuto. Saluti a tutti i telespettatori di Canale 8. Grazie, grazie Presidente. Allora, parleremo con lei di tantissime iniziative promosse dalla sua associazione che opera nel territorio di Trapia. Ma prima di andare nel merito, quindi nello specifico, vogliamo chiederle, visto che lei presiede un'associazione culturale, ricordiamo ai nostri telespettatori che le associazioni culturali molto spesso rappresentano il tessuto sociale che opera nel territorio e quelli fattivamente che organizzano eventi e che sicuramente fanno sentire la loro presenza. Quindi, innanzitutto, parliamo proprio delle associazioni culturali. Che clima si respira? Che era si vive, siete aiutati, lavorate da soli, avete un aiuto nelle amministrazioni, che cosa pensa? Allora, noi siamo un'associazione culturale, una neo-associazione culturale denominata Fare per Migliorare, è stata istituita il 21 marzo del 2013 e abbiamo creato un sacco di eventi. Noi ci occupiamo di legalità e di cultura. Organizziamo un bel po' di eventi sia sul Trabia e sia sulla provincia di Palermo. Siamo 182 soci alla data di oggi e tengo a sottolineare che ci sono soci pure al di fuori della provincia di Palermo. Siamo sul sociale e ci occupiamo di cultura, legalità, teatro, cinema. Quindi ho 182 iscritti, quindi 182 soci, un'associazione che comunque dice la sua in modo così forte, prepotente. In modo particolare, al di là di quello che poi entriamo nel merito della vostra associazione, la spieghiamo. Quindi dico, il mondo dell'associazionismo oggi in Sicilia, nel territorio palermitano, che momento sta vivendo? Allora, un momento ottimo, parlo nel territorio, ci sono diverse associazioni culturali. Ovviamente io dico sempre che alle parole devono seguire i fatti, perché bisogna attivarsi sempre sul sociale, bisogna presentare progetti formativi ed educativi presso le scuole e gli istituti scolastici. Un'iniziativa davvero lodevole che è stata organizzata, ricordiamo che siete una neo associazione, quindi un anno di anniversario il 21 marzo, quindi inaugurate, quindi festeggiate questo vostro primo compleanno con un grande evento che vedrà protagonista il grande maestro violinista Francesco Nicolosi. Ricordate, amici telespettatori che ci state ascoltando, che ha incantato l'Italia, questo violinista straordinario che è arrivato secondo al noto programma televisivo Italia's Got Talent. Quindi avete questo ospite d'eccezione, quindi ce ne vuole parlare. Allora, noi il 21 marzo, io invito a tutti quanti, il 21 marzo del 2014, venerdì alle ore 18, ci sarà questo evento a Trabia presso il ristorante L'Ulivo, La regia ci sta mostrando anche la locandina dell'evento, quindi i nostri telespettatori possono guardare in diretta questa locandina. È una serata organizzata da noi, ci sarà il maestro Francesco Nicolosi, ci saranno dei momenti socio-culturali, ci saranno delle letture di poesie, ci sarà la nomina del vicepresidente della nostra associazione. È una cosa molto bella e molto importante che ci tengo, il Francesco Nicolosi riceverà la carica di socio onorario della nostra associazione culturale e si esibirà in alcuni brani da lui scritti. Quindi avete questo ospite che, diciamo anche questo retroscena per dare merito e lustro a un ospite che viene, perché no, diciamolo, a titolo gratuito. Completamente gratuito. Quindi vi sta onorando della sua presenza. Ma sappiamo che questo violinista, Francesco Nicolosi, aprirà proprio la sua tournée nel capoluogo siciliano, che è Palermo, al Teatro Dante. Vogliamo dire qualcosa in merito? Sì, tengo a sottolineare che viene a Trabia per pubblicizzare questa apertura della tournée siciliana, che si apre il 5 aprile alle ore 21 al Teatro Dante di Palermo. Ah, quindi inizierà questa tournée proprio a Palermo, quindi chi ci sta ascoltando, accorrete numerosi a prendere i biglietti, perché sapete, in questi casi volano via. Allora, vogliamo dare qualche altra indicazione in merito alla serata che state organizzando il 21 marzo, quindi alle 18 sarete verso il ristorante L'Ulivo in contrada Rovetto, quindi Trabia, Palermo.
diciamo qualcosa in modo più approfondito. Allora, innanzitutto per chi volesse poi comprare i biglietti c'è il manager del musicista Francesco Nicolosi, che ci sarà la possibilità in quella serata, in quell'evento, di poter acquistare un biglietto per la tournée siciliana. Poi ci saranno ovviamente due emittenti radio anche in diretta il 21 marzo, e ci saranno un sacco di ospiti che interverranno. Ci sarà l'amministrazione del comune di Trabia che interverrà pure. Quali saranno queste radio che faranno la diretta, così lo diciamo? Allora, in anteprima ci sarà Radio In Palermo, uh-huh, e Radio Panorama. E diciamo, ci saremo anche noi con le nostre telecamere che riprenderemo l'evento e quindi faremo anche uno speciale. Canale 8 presente sempre. Sicuramente. A me fa molto piacere che ci siete pure voi. Quindi abbiamo detto quasi tutto, lasciamo un attimino i nostri teleascoltatori con un attimino di suspense, perché non vogliamo dire altro, perché altrimenti poi non vengono e quindi che cosa abbiamo fatto? Quindi dicevamo, questa associazione è Fare per Migliorare, che opera nel territorio di Trabia, quindi i cittadini, i paesani di Trabia possono essere fieri di avere un'associazione così attiva, così, come dire, volenterosa nell'organizzare eventi di questa portata. Presidente Mancuso, noi la ringraziamo per il suo gentile intervento. Grazie a lei e vi aspetto numerosi il 21 marzo. Grazie a tutti. Un saluto ai nostri teleascoltatori. Grazie per la gentile preferenza. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Ci ritroviamo qui negli studi di Canale 8. Qualche tempo addietro abbiamo avuto, come dire, l'onere, la responsabilità e il dovere di voler informare i cittadini su quello che stava succedendo nel comune di Altavilla Milicia, comune della provincia di Palermo, che sta vivendo nell'ultimo periodo un periodo davvero, così possiamo definire, complesso, come ben sapete, con uno scioglimento dell'amministrazione comunale presieduta dall'allora sindaco Nino Parisi per infiltrazioni mafiose. Quindi siamo subito andati sul posto, a casa proprio dell'ex sindaco Nino Parisi, per rilasciare un'intervista che ha avuto un seguito di ascolti davvero vertiginosi. E oggi, a distanza di qualche settimana, abbiamo l'ex sindaco Nino Parisi qui nei nostri studi. Grazie, salve, vi ringrazio per avermi ospitato. Dicevamo, una situazione davvero complicata che cercheremo di affrontare con le giuste precauzioni del caso. Quindi dicevamo, un comune sciolto per infiltrazioni mafiose, con delle motivazioni che giungono proprio qualche giorno fa, delle motivazioni direi molto pesanti, che affermano che l'amministrazione presieduta dall'ex sindaco Nino Parisi aveva gravi ingerenze col mondo della criminalità mafiosa. Quindi vogliamo sicuramente, da quelle motivazioni ufficiali pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, è arrivata una smentita chiara, secca e precisa, chiaramente, dell'ex sindaco Nino Parisi. E subito vogliamo chiederle, useremo chiamarla
come dire, ex sindaco, sicuramente è questo il dato di fatto e quindi ne prendiamo atto. Ex sindaco, quindi dicevamo, arrivano queste motivazioni, motivazione davvero pesante. La prima reazione che hai avuto alla lettura delle motivazioni? Guardi, la prima reazione che ho avuto è quella che nel leggere non riuscivo a identificare in me la persona che descrivono, perché si parla di una persona spregevole che ha agito nella totale disinteresse del suo paese e solo pro domo suo è a favore delle consorterie mafiose. È un fatto assolutamente destituito da ogni fondamento, vi sono gli atti che lo dimostrano e lo testimoniano. Proprio per questo credo che nessuno mai, come prevede la legge, proprio la legge sullo scioglimento le prevede, abbia voluto accedere agli atti e verificare se c'erano dei documenti che riscontravano le loro illazioni, le loro congetture, le loro fantasie aberranti. Dicevamo, procedendo un po' per ordine, qualche giorno prima dello scioglimento ufficiale si vociferava un invio di commissari, come dire, di indagini in corso, di accesso agli atti. È mai venuto questo nel suo comune? L'accesso agli atti nel mio comune non è mai avvenuto come avviene in tutti i comuni e non poteva avvenire se no non saremmo arrivati allo scioglimento. Devo dire che è un fatto molto inquietante vedere che in base a una relazione... Facciamo un attimino chiarezza, mi perdoni, io forse non ho compreso bene. Non è avvenuto l'accesso agli atti prima dello scioglimento del comune? Assolutamente no. Vi è stata un'indagine condotta dalla compagnia di Bagheria, dei carabinieri di Bagheria, che il giorno 13 giugno del 2013 17 persone si sono presentate al comune per acquisire pochi atti, anche quello una spettacolarizzazione di una cosa in un piccolo paese che non c'era motivo di fare, che poi alla fine sono stati 3-4 uomini ad acquisire gli atti. Tolto questo, hanno acquisito degli atti in merito a delle indagini che riguardavano dei soggetti tratti in arresto, atti che non sono riconducibili alla mia amministrazione, e questo nella relazione non viene mai rilevata, perché la relazione, che è una relazione tipo di scioglimento di consiglio, basta che li confrontate, sono tutti in ciclostile. Che cosa fa? In un momento paese ad altissima densità mafiosa, non è proprio così, Altavilla Amici è stato un paese molto tranquillo, è chiaro che anche come tutti i paesi della Sicilia vi sono delle persone che agiscono in maniera malevola, però ci sono tantissime persone oneste e tanti lavoratori, veramente tanti disoccupati. Vabbè, su questo possiamo aprire una parentesi davvero, grandissima, quadrata, tonda. Tolto questo, dice il mio collega Maniaci dalle sue emittente Tarigliato, per 5.000 indagati per mafia nel corso della storia della Sicilia, la Sicilia è terra di mafia. Per 5.000, mi perdonate e mi perdonerete a casa, pezzi di merda, la Sicilia è stata, come usa Pino Maniaci, e apro virgolette e le chiudo, è stata colpevolizzata come terra di mafia. Comunque, dicevamo, ritornando ad Altavilla... Ma ci sono tanti esempi, guarda, se va a prendere gli esiti finali degli scioglimenti dei consigli, nel 50% almeno dei casi, alla fine il TAR dà ragione alle amministrazioni che sono state in qualche maniera sciolte. Le persone sono state messe alla gogna, hanno perso ogni dignità. L'ultimo caso specifico è quello di Campobello di Mazara, dove persino il sindaco fu arrestato per poi essere assolto con formula piena. Dico, vi sono tante vicende, anche all'interno della stessa relazione, vi sono tante non verità, li chiamo così per non dire falsità, semplicemente per creare un mostro, per creare un paese dove c'è un'altissima densità di mafiosi, quando si trattava di 2-3 elementi, e fare in modo che chi legge, chiaramente il prefetto, il ministro degli interni, che non sanno la realtà locale, possono desumere semplicemente che il relatore della relazione, che devo dire che potrebbe scrivere benissimo dei film thriller o dei libri di letteratura horror, ha potuto costruire in maniera artefatta su di me. Addirittura dalle loro indagini non sono mai riuscito a trovarne, penso che hanno scavato nella mia vita in maniera inusuale, un solo parente riconducibile all'associazione mafiosa, ma ciò nonostante usavo frequentare persone mafiose. Ma chi ho frequentato mai io di persone mafiose che non ho manco il tempo di frequentare? Quindi allora, diciamo le cose per come stanno. Quindi dalle indagini, da quello che è la relazione emessa, quindi dai investigatori di Bagheria e poi redatta anche dal ormai ex prefetto Caruso, che ricordiamo a noi del vero e onor del cronaca, che era anche il responsabile dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla Mafia, quindi qualcuno che di mafia doveva un attimino intendersene. Quindi ma guardi, devo dissentire, sì. Perché Altavilla Milicia dal 1998 al 2012 non sono stati mai utilizzati quei beni confiscati che io stesso ho fatto offrire alla cittadinanza, ma il prefetto Caruso non l'ho mai visto ad Altavilla a rimproverare nessuno. Quindi questi beni, ormai aperto questa parentesi, dobbiamo andare a fondo. Quindi diceva che voi avete riaperto dei beni confiscati alla mafia,
beni che erano stati sempre chiusi in questo caso, quindi lei da sindaco ormai da un anno e mezzo circa, quando era più o meno dalle elezioni di maggio di qualche anno, non avete trovato questi beni chiusi, non c'è stato nessun intervento da parte dell'ex prefetto Caruso? Devo dirlo, da lui e magari anche da chi lo precedeva, perché dal 1998 sono stati assegnati dei beni confiscati al comune che non sono stati mai utilizzati, addirittura molti di questi erano vandalizzati. Ebbene, l'amministrazione comunale attuale, e devo dire in realtà anche quella precedente al sindaco Camarda, dove io ero presidente del Consiglio, riuscì, e con me si concluse, a inaugurare ben due beni confiscati che sono perfettamente efficienti e funzionanti, e un terzo, che deve diventare ufficio comunale, sono stati completati i lavori e si doveva inaugurare a breve. Quindi, quello che non hanno fatto le amministrazioni comunali, che erano viste come legale e trasparente dal 98 al 2008, siamo riusciti a farlo noi in meno di 20 mesi. E senza essere sollecitati da nessuno. Chi frequenta un mafioso o chi ha rapporti con, come dire, il mondo della mafia, indipendentemente dal fatto che lui stesso abbia delle azioni di illegalità, comunque vada, è pur sempre un mafioso. Quindi dalle indagini lei emerge, caro ex sindaco, che lei è un mafioso. Però la domanda ovviamente vuole essere anche provocatoria e diretta. Nel momento in cui lei è un mafioso, ha ricevuto un avviso di garanzia, ha ricevuto qualcosa che un attimino potesse farla difendere da una grave, ricordiamo, e infamante accusa di questo tipo? Perché anche i peggiori mafiosi, a loro è data la possibilità di difendersi, nei luoghi opportuni che stabilite la legge, quindi nei tribunali. È stato ascoltato da un prefetto, è stato ascoltato da un magistrato, lei stesso ha ricevuto un avviso di garanzia? Supponiamo di sì a questo punto. Allora, non ho mai ricevuto un avviso di garanzia, non sono inquisito, non sono sottoposto a indagine, semplicemente è avvenuto che qualcuno si è introdotto nella mia vita, l'ha manipolata come meglio gli è capitato e mi ha fatto apparire quello che non sono. Se io ho fatto tutte queste cose, perché non mi arrestano? Anzi, io gradirei che mi mandassero un avviso di garanzia in modo che possa acquisire gli atti. Ciò non è avvenuto fino ad ora. Cioè, come? Io sto favorendo così fortemente la mafia e mi lasciano in piena libertà a fruire di tutti i miei diritti e a contaminare gli atti? In questo momento, paradossalmente, anche lei è a rischio perché sta frequentando un mafioso. Io respingo questa accusa che vergognosamente mi è stata messa ingiustamente addosso, perché nella mia famiglia non ci sono stati mai mafiosi e lo hanno asseverato pure loro. Né mai avuto questo genere di frequentazioni che mi si vogliono attribuire. Si parla precisamente per dare anche un conto preciso ai nostri telespettatori, si parla di frequentazioni pericolose, frequentazioni controindicate, frequentazioni sconvenienti che lei si vengono accusati. Dico, a questi dati di fatto, a queste frequentazioni così pericolose, lei come risponde? Perché dico, è un'accusa molto grave. Rispondo semplicemente che se mi danno il nome di cui sono queste persone pericolose che frequento, visto che la cerchia dei miei amici è sempre la stessa e da decenni, e nessuno di questi è sottoposto a indagine o arrestato fino in questo momento, non credo di frequentare persone pericolose. Se poi mi si vuole accusare del fatto che io saluti tutto il paese, che se sono al bar offro il caffè a chiunque mi sta accanto, questo lo faccio e lo farò anche dopo. Sicuramente non sarà questa cosa a snaturare il mio carattere, perché io sono stata una persona sempre vicino alla gente, e se sono stato eletto con più di 1000 voti di scarto rispetto al mio avversario è solo per questo. Infatti i miei avversari a mo' di denigrazione dicevano che era il sindaco del popolino, che per me invece era un motivo di onore essere il sindaco del popolino, perché significa che stavo vicino alla gente. Le lamentano anche un uso spropositato di denaro pubblico. Nella fattispecie si parla di nolo di automezzi per la raccolta dei rifiuti. Quindi le dicono che lei ha usato denaro pubblico in modo spropositato. Lei a questa accusa come vuole rispondere? Rispondo che l'investigatore non ha mai preso visione degli atti, perché posso dimostrare che nei primi 6 mesi di mandato amministrativo, proprio nella gestione... Le carte parlano. Ma come mai lei si dice che infatti, ha fatto un uso spropositato? In base a che cosa? A questo punto ce lo dica. Adesso io lo spiego subito come sono andate le cose, citando anche gli atti. Allora, nei primi 6 mesi di amministrazione, da una previsione di bilancio fatta dal commissario straordinario che in quel momento gestiva l'ente, per 1.700.000 euro di spesa per la gestione dei rifiuti, ebbene, sono riuscito a portare quella spesa a circa 1.310.000.
mi pare ci sia quasi 400.000 euro di risparmio. Siamo stati l'amministrazione che ha speso molto meno soldi di altri nei noli e devo ricordare che lei ha dimenticato un particolare. Il particolare che mi si accusa pure è l'acquisto di due automezzi non funzionanti. Intanto gli automezzi hanno sempre funzionato e sono attualmente in funzione e sono stati acquistati con una procedura fatta non da me, dal segretario comunale, in due autorivendite diverse, una di Avellino e una di Matera. Quindi quali rapporti potevamo avere con queste due autorivendite non lo so. Tolto anche questo, quei due automezzi sono un autocompattatore da 22 metri cubi e una vasca con costipatore da 5 metri cubi che complessivamente sono costati circa 39.000 euro. Ebbene, il comune di Altavilla Milicia fino a quel momento spendeva circa 60.000 euro l'anno per il nolo di due vasche. Le vasche sono quei mezzi che non hanno il costipatore, quindi una capacità volumetrica inferiore. Di soli noli spendeva 60.000 euro. Quindi noi con quei due acquisti non solo abbiamo risparmiato 20.000 euro, ma i mezzi sono almeno di nostra proprietà. Poi per quanto riguarda i noli dei camion, le altre amministrazioni precedenti hanno speso molto più di me e noi ricorrevamo al nolo del camion solo facendo preventiva informazione a tutti gli organi esistenti, perché si faceva ricorrendo all'ordinanza 191 che viene trasmessa al prefetto, al ministero, all'assessorato all'energia, al presidente della regione e commissario dei rifiuti e persino alla casa compagnia di Bagheria. Quindi se volevo fare uno spreco spropositato di denaro pubblico, no, sicuramente non avrei mandato questi atti a questi organi. Tolto anche questo, devo dire che a me, al comune di Altavilla Milicia, il nolo di un automezzo della stessa ditta che da sempre fa i noli per il comune costava esattamente 650 euro a viaggio per trasportare i rifiuti con l'autista fino a Catania o a Siculiana o a Mazzara Sant'Andrea, che si trova nella provincia di Messina. Paradossalmente ci costava meno il nolo che farlo direttamente con i nostri automezzi. Sapete quanto si paga per un nolo automezzi negli altri comuni negli ATO? Circa 1.000 euro. Quindi il comune di Altavilla Milicia spendeva 350 euro in meno a viaggio. E comunque ai noli si è ricorso solo nei casi di eccezionale gravità o quando i mezzi erano da riparare o gli operai autisti non erano sufficienti. E questo lo sanno le procure, lo sa il prefetto, lo sa la compagnia di Bagheria e lo sanno tutte le istituzioni, poiché io ho fatto un'enorme mola di corrispondenza dove contestavo la mancanza di personale e la continua rottura dei mezzi di trasporto. Il nocciolo della vicenda, della questione che poi ha portato a questo gesto così forte dello scioglimento del comune da lei presieduto fino a qualche tempo fa, è dovuto al fatto della un attimino una persona, chiaramente nell'ultimo periodo c'è da dire che Bagheria, Casteldaccia, Altavilla si sono nuovamente riaccesi i riflettori per via di importanti arresti, per via di situazioni che sicuramente hanno fatto comprendere che c'era un sommovimento di infiltrazione, di gestione della criminalità mafiosa che si stava nuovamente riaccendendo. Tutto questo ha portato anche al ruolo di questo famoso geometra Gennaro, che rientra un attimino come elemento fondamentale in questa vicenda. Questo geometra Gennaro vantava dei crediti a favore del comune di Altavilla Milicia per prestazioni che lui stesso aveva fatto, addirittura talmente era sicura questa situazione a parer del geometra Gennaro che una volta arrestato ha mandato la moglie e il figlio proprio nell'ufficio dell'ex sindaco per pretendere questi soldi. Vogliamo mettere in chiaro questa vicenda? Questo geometra Gennaro ha lavorato mai per il comune di Altavilla, almeno nel momento in cui lei era sindaco? Allora, è una vicenda che merita particolare attenzione per come mi si vengono addebitate delle cose che non ho fatto e tengo a precisarlo, dico, gli incarichi professionali prima li conferivano i sindaci, in questo momento li conferiscono gli organi gestionali, quindi il sindaco cosa c'entra? Ma lasciamo stare, che poi quando il sindaco non c'entra metterlo, però influenzava. Volevo chiudere intanto la vicenda dei rifiuti perché viene asseverato il risparmio che abbiamo conseguito dal fatto che abbiamo ridotto la tassa sui rifiuti nel 2012, dall'aumento stabilito dal commissario straordinario del 124% l'abbiamo ridotta del 60%. Quindi se c'era uno spreco di denaro, come mai abbiamo abbassato il tributo? Mi pare che c'è una contraddizione. Per tornare al geometra Gennaro invece... Dico, lei tutte queste ovviamente affermazioni, perché è giusto dare anche conto a chi ci sta ascoltando, chiunque volesse, innanzitutto
principalmente alla magistratura, perché viviamo in uno stato di diritto nel quale chi è condannato di qualcosa deve essere sentito dalla magistratura. Non esistono processi mediatici, non esistono processi di intenzione, di opinione. Diciamolo bene, nel nostro paese che appena esce una notizia, e soprattutto la nostra categoria purtroppo a volte neanche un po' rea, si fa subito un processo mediatico. Ricordiamoci che ci sono le sedi opportune, in questo caso il tribunale. Quindi lei sta dando delle affermazioni, sta dando dei numeri, sta dando dei documenti specifici e tecnici. Lei può dimostrare quanto dice con a carte alla mano? Allora, lo posso dimostrare, non condivido con lei il fatto che viviamo in uno stato di diritto, perché in uno stato di diritto se un sindaco, che alla fine è l'ufficiale del governo del suo territorio, chiede per 3 volte ai pubblici ministeri, per 2 volte agli investigatori e per 2 volte al prefetto di essere ascoltato su quei fatti e non viene chiamato, quello non è uno stato di diritto, ma purtroppo è un astratto giustizialista. Di queste parole me ne assumo ogni responsabilità. Posso dimostrare che quegli atti di cui parlo, quasi tutti almeno, sono in possesso degli investigatori, del prefetto e anche dei PM, poiché molti atti che loro non hanno acquisiti, glieli ho trasferiti, glieli ho inoltrati io direttamente, proprio per fargli comprendere che stavano prendendo un abbaio. Non li hanno manco considerati e mi hanno considerato l'idea di ascoltarmi, almeno per capire se le loro convinzioni fossero errate. Non hanno voluto fare manco quello. Quindi non è uno stato di diritto dove chi ti accusa prevale su quello che... Non solo, sulla possibilità di difenderti. Allora, dicevamo il discorso del geometra Gennaro, famosissimo ad Altavilla perché ha tantissimi incarichi in vari cantieri, dico, era un primatista, possiamo dirlo qui. Il geometra Gennaro era un primatista. Chiaramente ho chiamato ovunque. Allora, questo geometra Gennaro, diciamo le cose per come stanno, ha avuto un incarico al comune di Altavilla nella precedente amministrazione, quello è garantito perché lo sappiamo. Sappiamo che Io dico anche con quale determina 17 del 2005. Il sindaco era? Il dottor Salvatore Scaletta, il vice sindaco era il figlio di un giudice antimafia. Premetto che anche in quel momento il geometra Gennaro non era scritto all'ordine, come si è scoperto adesso. Però ha avuto un incarico. Come lo hanno pagato? Ha avuto un incarico. No, come lo hanno pagato? Sì, ma dico, ma ha avuto un incarico quando lei era sindaco? No, quando era sindaco non gli è stato... E come fa una moglie e un figlio pretendere del denaro andando nel suo ufficio? C'è qualcosa che non quadra. E gliela faccio quadrare subito io, anche perché è una cosa che risulta anche alla compagnia, alla stazione locale dei Carabinieri di Altavilla. Al geometra Gennaro era stato promesso un incarico prima del mio insediamento, su questo testimoni che posso portare, quindi non ne sono a conoscenza. Quando io mi sono insediato non è stato mai incaricato, i carabinieri hanno scoperto una determina di incarico a firma di un geometra che non è stata mai conferita perché il funzionario responsabile del settore si è rifiutato di firmare in base a un articolo e perché non riteneva la figura essenziale. Gli investigatori avrebbero fatto meglio a far verificare, ci sono le strumentazioni, quando era stata redatta, in che data quella delibera, perché dallo scritto, dalla carta si può anche vedere. Dico, sia sai me lo vedo anch'io, non penso che... Ma poi non passa necessariamente dalla giunta, dall'amministrazione, dal sindaco, è un incarico che può essere dato... Deve essere registrata, quella determina non fu mai registrata e il geometra Gennaro non fu mai incaricato, né tantomeno io sapevo che svolgesse compiti per conto del comune. Pensavo in quel momento, visto che lo vedevo nel cantiere, che svolgesse compiti per conto dell'impresa con la quale aveva lavorato in precedenza. Quindi lui poteva giocare la moglie su questo frainteso. E infatti la moglie, quando venne nel mio ufficio, mi venne a chiedere un compenso economico di una prestazione. E io ho detto, guardi che suo marito, per quanto mi riguarda, sta lavorando con l'impresa, non con il comune. Sì, c'è quello dell'impresa e mi dice che lavora col comune. Lei mi dice che lavora con quello dell'impresa, dice, qualcuno mi prende in giro. Cioè, si guardi, per dargli soddisfazione, io chiamo l'ufficio tecnico, il funzionario, e chiedo, ditemi un po', c'è per caso un incarico pendente? Tutto questo mentre il geometra Gennaro era già in carcere. L'indomani del suo arresto è stato, è venuta la moglie e il figlio nel mio ufficio, che suppongo fosse anche intercettato, quindi questa conversazione credo che ce l'abbiano, solo che evidentemente le intercettazioni sono a intermittenza, quando conviene. La signora mi dice, come facciamo? Chiamo l'ufficio tecnico, dico, c'è il geometra Gennaro, ha un incarico nel comune. Mi smentiscono questa ipotesi. Mi rivolgo alla signora Gennaro con molto garbo e dico, signora Gennaro, guardi che suo marito è in carico col comune, non ne ha, quindi il comune non può corrispondere a nessun compenso. La signora, uscendo dalla mia stanza, era in compagnia del figlio, disse una frase che faceva intendere quello che è poi successo, cioè tutte le accuse del marito. Non appena la signora mise il piede fuori dalla mia stanza, mi recai immediatamente nella locale stazione dei carabinieri, mi incontrai col comandante e gli dissi, guardi che è venuta la signora Gennaro e mi ha fatto questa sorta di minaccia, è giusto che lei lo sappia, solo perché io gli ho negato un pagamento non dovuto.
E questa è la verità che può confermare. Quindi la signora praticamente Gennaro è uscita dal suo ufficio minacciandola velatamente? Velatamente mi ha fatto capire, dico, non dico la frase precisa perché poi la dirò agli investigatori, agli inquirenti, mi fece capire che me l'avrebbe fatto. E lei di fronte a questa minaccia che cosa ha fatto? Sono stato in silenzio e sono andato in caserma. Ah, è andato in caserma? Sì, sono andato dalla stessa giornata, 2 minuti dopo, alla stazione locale dei Carabinieri a riferire tutto quello che era successo. Ma se il mio ufficio fosse stato intercettato, e penso che lo era a sto punto, credo che ce l'hanno per integralmente questa conversazione, dove io dico alla signora Gennaro, certo, guardi che io so che suo marito lavora per la ditta che appalto di lavori. Certo. Solo che queste cose sono sconvenienti e non vengono messe. E non vengono messe. Allora, stiamo cercando di snocciolare la vicenda, abbiamo ormai pochi minuti. L'ultimissima domanda che voglio fare, poi chiaramente ci avviamo verso la conclusione, questa. Dico, noi attraverso i potenti mezzi di Canale 8 sappiamo che all'interno del comune, anche di Altavilla, attraverso una ricerca meticolosa che abbiamo fatto, ci sono dei consiglieri, anche dei candidati, che comunque, se vogliamo parlare di reati di parentela, hanno anche loro diversi, come dire, parenti che possono essere affiliati, ritenuti essere affiliati al mondo della mafia. Dico, tutto questo, dico, lei nel suo J'accuse, chiamiamolo così, che ha redatto qualche giorno fa, ne parla e dice, ma come mai questi candidati o anche qualcuno che ha un ruolo politico non è stata sollevata nessun problema, è stato sollevato soltanto il problema nel caso del Presidente del Consiglio, quale, ricordiamo i nostri telespettatori, è attribuito una parentela con un capo mafia. Quindi lei dice, ma guardi, ma io ne ho anche altri, non fa dei nomi, non si li chiama così, omissis, li chiama omissis. A questo dato di fatto lei come risponde? Che vale soltanto per il Presidente del Consiglio Comunale a questo punto? No, io devo dire, per quanto riguarda il Presidente del Consiglio Comunale, è innegabile che ha quel cugino, e non è colpa sua sicuramente, né prima degli arresti nessuno sospettava che il tipo potesse essere capo mafia. Il Presidente del Consiglio è una stimata insegnante delle scuole elementari, è moglie di un sottufficiale, è figlia di un cavaliere del lavoro, è cognata di un docente universitario. Mi pare che aveva tutti i requisiti per poter essere candidata, anche perché la commissione... Dico, se la mettiamo dal punto di vista di parentela, perché... Le cose me le trae per forza. Allora, se esiste il reato di parentela... Sì, ma neanche questo, dico, vabbè, perché in Italia una per essere candidato così. Non è necessario che abbia il cognato insegnante o certo. Basta che abbia i caratteri, i diritti per essere un cittadino normale. Può essere candidata, smettiamolo nel dire che chi essere candidato per forza deve avere o il cugino o il parente o il fratello positivo. E perché se è un cugino mafioso allora non va? Tutto il resto ma questa cosa vale anche nel negativo. Guarda, io non sono laureato, sono semplicemente diplomato, sono un commerciante, ho fatto il sindaco. Quindi questo, non c'ho queste preclusioni. Tolto anche questo, cosa volevo dire? Sì. Io non capisco perché, guardi, una uguale relazione identica precisa la potrei fare io, a mio modo, molto più dettagliata però. Proprio contro quegli stessi investigatori che per ben 10 anni, se non 15, hanno tenuto gli occhi e il naso chiuso. Perché le associazioni, l'associazione mafiosa, se realmente ha avuto delle presenze nell'amministrazione comunale con grosse interferenze, con grosse infiltrazioni, è stato solo dal 1998 al 2008 e al 2011 nella minoranza, con prove certe. Eppure nessun investigatore, nessun poliziotto, nessun magistrato, nemmeno la procura di Termine Imerese riuscì mai a sciogliere un consiglio comunale. Vi era un opuscolo davvero molto dettagliato in quel momento che si chiamava Il Nuovo Paese, che riporta tante di quelle cose sull'amministrazione comunale, e all'ultimo si pone una domanda: ma per caso è stata abolita la legge sullo scioglimento dei consigli o i prefetti dormono? Neanche questo riuscì a smontare quelle amministrazioni che sono le uniche negli ultimi 20 anni che sono riusciti a concludere compiutamente il loro mandato, perché le altre sono state sempre o sfiduciate o sciolte. Ma è possibile che una casta riesca a fare tutto questo? Allora, i consiglieri che sono nella lista del sindaco Parisi, ai quali si addebitano parentele di 30 anni fa per reati di 50 anni fa, mi pare che sia un eccesso. Mentre vengono omessi di essere citati, infatti io li chiamo omessa e omesso, no omissis, per dire che sono stati volutamente omessi. Una candidata che ha molto più parentela anche con lo stesso capo mafia, ed era candidata col figlio del giudice. Un altro che è il nipote del successivo capo mafia, ed era candidato col figlio del giudice.
Ma insomma, qua per poter fare politica bisogna essere figli di giudici, figli di poliziotti o figli di funzionari della prefettura. Ma come, sembra un colpo, esclusione di colpi a chi ha più parenti mafiosi o meno. Ma è una vergogna, assoluta. Non stiamo parlando di quello. Allora, sindaco, veramente abbiamo concluso il tempo che avevamo a disposizione. Non posso non farle l'ultimissima domanda nel dire adesso Nino Parisi da cittadino che cosa farà? Sta facendo ricorso? Perché lei conclude questo J-Accuse dicendo ci sarà pure un giudice a Berlino. Quindi cosa intende dire con questo? È una citazione letteraria di Bertolt Brecht. Certo, sì, che è molto significativa. Io non ho fiducia sicuramente in questo genere di giustizia. So perfettamente ci sono bravissimi magistrati che nel silenzio fanno il loro dovere con rigore. Ci sono bravissimi investigatori che lavorano per scoprire la verità. Così come purtroppo devo concludere, ci sono investigatori e magistrati che lavorano solo per uccidere la gente, perché questa è una forma di uccisione che hanno fatto nei miei confronti. Sta facendo ricorso? Che cosa facendo ricorso al TAR, perché quello posso fare, che non so, penalmente non sono accusato. Dopodiché, se quello non andrà in porto, farà ricorso anche alla Commissione di Strasburgo dei diritti umani per fare rilevare quanti abusi stanno commesso nei miei confronti, quale gogna mediatica mi hanno buttato addosso. Io la mattina mi guardo allo specchio e vedo una persona trasparente. Chi ha scritto quella relazione, quando si guardi la mattina, si faccia un esame di coscienza e pensi proprio che ha rovinato delle persone ingiustamente. Grazie ex sindaco, ormai chiamiamola ex sindaco, Nino semplicemente per un motivo, chiami semplicemente Nino per un motivo, perché io mi vergogno di essere stato un rappresentante dell'istituzione di uno Stato giustizialista. Ricordo addirittura che aveva dai nostri microfoni gridato alla cittadinanza americana. Lo confermo, non appena, perché qualcuno l'ha interpretata male, come se io volessi fuggire. Invece io rimango, perché io ci metto la faccia e anche il fisico. Dico semplicemente che quando questa vicenda si concluderà, certamente rinuncerò alla cittadinanza italiana. Grazie per queste sue dichiarazioni. Chiaramente noi di Canale 8 abbiamo seguito l'evolversi della vicenda sin dai suoi albori e chiaramente siamo qui pronti per dare spazio a chiunque volesse replicare in qualsiasi momento. Le nostre telecamere sono sempre accese per dare spazio a chiunque chiaramente volesse replicare questa intervista. Noi doverosi, chiaramente ringraziando anche Nino Parisi per questo suo intervento. Vi ringraziamo sempre per la gentile preferenza, sempre qui dalla redazione di Canale 8. Saluto la regia, vi ringraziamo, a presto. Una buona domenica 9 marzo a tutti voi amici di ilmeteo.it da parte di Antonio Sanò. Ancora sull'Italia giungono infiltrazioni di aria un pochino più fresca da nord-est, quindi dai Balcani e dalla Russia, verso le regioni adriatiche e quelle meridionali con qualche pioggia. Primavera invece ormai sbocciata su tutto il centro-nord con temperature piuttosto gradevoli e prime punte di 20 gradi che favoriranno certamente le gite, le prime gite di primavera. Per tutti i dettagli a voi Silvia Caravello. Grazie Antonio, allora andiamo a chiedere conferma di tutte queste belle cose alla nostra grafica. Al nord avremo una prevalenza di cielo sereno su tutte le regioni possibili, delle rare foschie mattutine sulla pianura piemontese. Avremo un clima mite di giorno splendido. Al centro nubi irregolari insistono ancora, vedete, sull'Abruzzo, il Molise, con occasionali piovaschi. Saranno poi più consistenti questi fenomeni in tarda serata e nottata. Sarà bel tempo soleggiato sul resto delle regioni e in Sardegna. Vediamo al sud nuvolosità sparsa con piovaschi sulla Sicilia e sparse anche sulla Calabria, entro sera
peggiora nuovamente un po' ovunque, con piogge diffuse su Puglia, Lucania, Nord, Sicilia e Calabria, e in questo caso sul Crotonese in modo particolare. La neve tornerà ad imbiancare gli Appennini meridionali sopra i 1400 metri circa, venti che spirano tutti dai quadranti nord orientali. Diamo un'occhiata anche alle temperature, che cosa dite? Le vediamo insieme. Minime in leggero aumento ovunque e comprese tra i 4 e i 10 gradi. Durante il giorno avremo un clima mite, bellissimo su tutte le regioni, a favore delle gite in montagna, come diceva il nostro Antonio Sanoi. I valori saranno compresi tra i 15 e i 19 gradi un po' ovunque. Ecco, carissimi, l'aggiornamento termina qui, non stancatevi mai di seguirci nelle nostre pagine Facebook, Google Plus, Twitter, ci sono sempre articoli interessanti e soprattutto gli ultimi aggiornamenti sulle nostre previsioni, perché di lavoro si fa quello qui. Il meteo.it non vi lascia mai soli.